Mr. Zoffoli, the floor is yours. Grazie Presidente. La Commissione Trasporti ci chiede un parere su un rapporto di iniziativa che tratta appunto di logistica, sistemi, trasporto multimodale nei corridoi TNT. Stiamo parlando di un settore strategico, la catena della logistica impatta per il 13% del PIL in Europa, il 15% dei costi dei prodotti finiti dipendono appunto dal costo della logistica. La richiesta che viene fatta in sostanza è alla Commissione di produrre una nuova strategia logistica per le merci entro il 2017. Questo alla luce anche di profondi cambiamenti. La crisi che stiamo vivendo, anche dei rifugiati, con le implicazioni che anche nel trasporto delle merci, la Brexit. E per quel che riguarda più il versante ambientale, gli impegni che abbiamo preso COP21, Parigi, di ridurre le emissioni gas serra del 40% al 2030. Ricordiamo che il settore dei trasporti incide per più di un quarto delle emissioni. Due terzi di queste emissioni dipendono dal trasporto su strada, quindi è evidente che il punto di crisi su cui lavorare è il trasporto, una sostenibilità del trasporto soprattutto su strada, che è di gran lunga il più utilizzato perché costa meno in termini di prezzi e di tempo, oltre che di abitudini. Bisogna favorire un cambiamento dei comportamenti e delle abitudini. A proposito di comportamenti, bisogna sottolineare la diffusione della strategia just in time. Quando parliamo di merci, oggi assistiamo ad una riduzione al minimo delle scorte dei magazzini, aumenta il numero quindi dei veicoli in movimento, perché la movimentazione delle merci è in funzione sostanzialmente della richiesta. Abbiamo inoltre una discussione aperta, parliamo di economia circolare, proprio oggi ci occuperemo di questo importante capitolo, nuovo modello di sviluppo. Economia circolare significa rifiuti e materiali che non sono problemi ma sono risorse, non sono scarti ma sono risorse, quindi abbiamo materie prime secondarie, sottoprodotti, materiale da riutilizzare, riciclare, rigenerare, quindi sono merci che circolano, che ad oggi non sono in genere ben integrati con il trasporto merci esistenti. Noi ci occupiamo di logistica distributiva, ma abbiamo a che fare con questa novità che potenzieremo dalla cosiddetta logistica inversa. Quindi come noi trasportiamo questi materiali per essere riutilizzati. Quindi i punti di critici sono essenzialmente due: riduzione delle emissioni, dicevo, gas serra, l'inquinamento atmosferico, ma anche l'inquinamento acustico, se consideriamo l'altro punto di crisi, che è costituito dalla cosiddetta logistica dell'ultimo miglio. L'80% dei cittadini europei vive nei centri abitati e quindi noi sappiamo il tema, cosa significa la congestione, cioè cosa significa fare arrivare le merci nelle città e nei centri urbani. Parlare di logistica significa quindi, è evidente, parlare di pianificazione, non si può improvvisare in questo settore. Una pianificazione, direi, a 360 gradi. La parola d'ordine è integrazione, integrazione delle politiche fra gli Stati membri, integrazione delle azioni fra i soggetti pubblici, le istituzioni e i soggetti privati del settore, integrazione dei mezzi di trasporto, strada, ferrovie, vie navigabili interne, autostrade del mare, trasporto fluvio marittimo, trasporto aereo, integrazione delle risorse
dei soldi, dei fondi. E quindi una politica che richiede una pianificazione a partire da una condivisione dei dati, delle informazioni. Quindi bisogna garantire un accesso ai dati e ai flussi e qui diventa strategico l'investimento nella digitalizzazione del settore. È un investimento che deve arrivare anche in questo caso fino al terminale, cioè fino alle piccole e medie imprese, non solo i grandi operatori del settore, ma anche le piccole imprese che rappresentano il 90% delle imprese produttive in Europa devono poter accedere a queste informazioni ed essere interessati da questi cambiamenti se vogliamo ottenere dei risultati concreti ed effettivi. Quindi c'è un tema anche di formazione del personale, ci sono delle opportunità di nuova e buona occupazione del settore, anche se in questo settore assistiamo anche a fenomeni critici, pensiamo al dumping sociale, anche umano, i cosiddetti camionisti improvvisati che girano per le strade dell'Europa a 500 euro al mese, con le conseguenze che ben conosciamo spesso anche in termini di incidenti, difficoltà. Quindi, ripeto, dobbiamo avere un approccio veramente strategico e integrato a questo settore. Nello specifico, e concludo, se l'obiettivo è quello appunto di trasferire merci dalla strada alle ferrovie, bisogna fare degli investimenti in ricerca, innovazione, soprattutto tecnologica. Abbiamo bisogno di treni sostanzialmente più lunghi, più veloci, con una maggior capacità di carico. Dobbiamo fare le manutenzioni, perché spesso il problema delle ferrovie riguarda proprio non solo i nuovi investimenti, ma anche le manutenzioni nell'esistente. Dobbiamo eliminare i corridoi, le strettoie che esistono lungo i corridoi. Ripeto, noi abbiamo parlato in premessa dei corridoi strategici, dei TEN-T, ma questi corridoi non devono rimanere delle rotte singole, ma attorno a queste priorità va costruito poi una rete strategica verde, integrata ed interconnessa. Bisogna pensare anche alle reti secondarie di collegamento. Questo si può fare, ripeto, è la politica che deve fare delle scelte e incidendo sui costi soprattutto, perché abbiamo visto come il prezzo sia determinante nella scelta dei mezzi di trasporto. Quindi c'è un problema di tariffe, di tariffazione, di pedaggi, di incentivi e disincentivi. Deve valere per quel che ci riguarda il principio chi inquina paga, chi usa paga, che non deve rimanere uno slogan. Bisogna incentivare, a proposito delle aree urbane, la diffusione dei veicoli elettrici, le infrastrutture per i combustibili alternativi, ridurre il traffico pesante nelle aree urbane. È vero che in questo settore le politiche sono in capo alle autorità locali, ma l'Europa, oltre a favorire dello scambio delle buone pratiche, il patto dei sindaci con cui deve lavorare in stretta connessione, a proposito di Europa lontana, i nostri alleati devono essere i cittadini e i sindaci, gli amministratori locali che vivono ogni giorno con le loro comunità queste difficoltà concrete. Il problema dei rifiuti e dei trasporti sono i problemi quotidiani della gente. Quindi noi, se vogliamo riconnettere l'Europa con i cittadini, dobbiamo interessarci di questi problemi. Quindi trattiamo dei temi che poi arrivano ai terminali, cioè arrivano alla quotidianità, alla vita della nostra gente. Questi sono solo alcuni dei punti che vengono trattati nel rapporto di iniziativa. Io ho sottolineato gli aspetti che riguardano più la sostenibilità ambientale, chiaramente il parere è incompleto, necessita di integrazioni, c'è tempo per gli emendamenti fino all'11 di ottobre, io mi aspetto collaborazione e contributi da parte di tutti. Grazie.